Il palio è inutile, come l'arte, il gioco, il divertimento, il sogno. Non serve che a celebrare un morto passato o ad illuminare un poco il noioso presente. È un gioco da bambini, fatto da grandi che non hanno il coraggio di crescere. Il palio è il teatro della memoria, il gioco della storia che diventa la tua storia. Il palio è memoria di tutto e di un solo momento, l'attimo in cui condividi il sogno e la rabbia di un sogno ritardato. Il palio è l'attesa quando il sogno vive e il giovane muta in adulto ed il vecchio in bambino. Il palio è un viaggio folle, un'avventura, un poema di Ariosto. È l'idea di vivere per un giorno in un'altra realtà.
Il palio è poco più di un minuto, è un attimo di passione, è un'avventura dell'immaginazione, è un pensiero scontroso ed una promessa di follia. Quando ho visto partire deciso lo Zedde, mi è venuta la pelle d'oca. Ho capito che qualcosa sicuramente doveva succedere di positivo. Quando è arrivato alla fine, io non sono riuscito a vedere gli ultimi metri, perché c'era tutta la gente in piedi e credo che fosse più emozionata di me. Dico soltanto una cosa, ritornando qua è sicuramente un segno. Ritardatario, me lo segno, mi hanno cagato sulla spalla.